Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Federico, bentornati qui sul canale. Oggi è sabato e quindi panino del sabato. Andiamo in America a fare uno dei panini più iconici della storia della cucina. Se non avete ancora capito, ve lo dico io, andremo a fare il club sandwich. Per chi non lo sapesse, il club sandwich è un panino famosissimo e antichissimo. Nasce alla fine dell'Ottocento in America. Inizialmente era un panino con carnagione di pollo, tacchino, con del prosciutto cotto in mezzo. Con gli anni si è evoluto, è diventato più famoso, poi si è espanso in tutto il mondo. Ci sono mille variazioni, ma noi oggi andremo a fare quello classico. Ho già messo un pentolino con dell'acqua calda dove sono andata a immergere le uova per farle sode. Andrò a cuocerle circa 8 minuti. Intanto noi andiamo avanti con il resto delle preparazioni. Andiamo subito a preparare il nostro bacon, che andiamo a grigliarlo in padella. Il bacon lo facciamo andare piano piano per farlo diventare bello dorato e croccante, altrimenti se lo facciamo andare troppo forte poi andrà a bruciarsi. Andiamo a tagliarci i pomodori. In questo caso io vado a fare delle fettine. Il club sandwich che andiamo a fare oggi lo andiamo a farcire con maionese, lattuga, pomodoro, pollo e non tacchino, e bacon croccante e uova. Sono passati 8 minuti, quindi andiamo a rimuovere le uova e le andiamo a mettere subito sotto acqua corrente fredda, almeno blocca la cottura e aiuterà meglio a sgusciarsi. Andiamo a rimuovere il bacon, lo mettiamo su della carta assorbente, almeno il grasso andrà a ritirarsi sulla carta. Continuiamo con le nostre preparazioni e andiamo a cuocere il pollo. Quindi filo d'olio sulla griglietta bella calda, prendiamo le nostre fettine di pollo e ce le appoggiamo sopra. Nel mentre che il pollo sta cuocendo, sgusciamo le uova sode. Il guscio si estrae facilmente perché abbiamo fatto lo shock termico. E voilà, il nostro uovo sodo è pronto. Sono andato a girare il pollo, almeno andiamo a grigliarlo anche dall'altra parte. E una volta sbucciate le uova le andiamo anche a tagliare. In questo caso io le vado a fare a fette. Se avete un taglia uovo ancora meglio, potete utilizzarlo, almeno vi faciliterà il tutto. E anche l'uovo è pronto ragazzi. Nel mentre possiamo avvantaggiarci tagliando l'insalata a pezzetti più piccoli. Io vado a tagliarla così, almeno ci faciliterà la composizione del nostro panino. Anche il pollo l'abbiamo cotto, quindi adesso ci manca di tostare il nostro pan carré. Aspettiamo che la griglietta torni a temperatura, andiamo a marcarlo e dopodiché possiamo comporre il club sandwich. Anche il nostro toast è pronto, quindi siamo pronti per andare a comporre il club sandwich. Vi aspetto sul tagliere. Prendiamo il pollo, andiamolo a scaloppare. Quindi iniziamo a comporre. Spalmiamo un po' di maionese sulla base. Andiamo a metterla anche sull'altra base. Dopodiché, da una parte andiamo a metterci la lattuga, delle fette di pomodoro, andiamo a metterci il pollo scaloppato, andiamo a mettere l'altra base sopra, così. Andiamo a riposizionarci della lattuga. Su questo strato andiamo a metterci l'uovo e chiudiamo con il bacon. Andiamo a prendere il terzo strato di pane e andiamo a chiudere il club sandwich. E a questo punto il momento più difficile del club sandwich, il taglio. Quindi andiamo
prima leggermente piano e poi un colpo deciso. Ed ecco a voi il club sandwich.